Allora, salve a tutti. In questa serie di lezioni che mi accingo a girare, ho intenzione di provare a spiegare a grandi linee in cosa consiste la cromodinamica quantistica. Dopo aver dedicato 5 lezioni alla spiegazione di quelle che sono le teorie quantistiche di campo in generale, e aver dedicato una sola lezione alla QED, cioè alla elettrodinamica quantistica, trattata solo per sommi capi, ho intenzione di dedicare un po' più di tempo alla cromodinamica quantistica, vale a dire la teoria, meglio, la teoria di campo appunto delle interazioni forti, in inglese QCD da Quantum Chromodynamics. Naturalmente, vista la difficoltà dell'argomento, non ho intenzione di entrare granché nei dettagli matematici, ma solo di spiegare grosso modo in cosa consiste. Perché ne abbiate una comprensione, perlomeno una visione d'insieme. Allora, appunto, come ho spiegato, la cromodinamica quantistica consiste nello studio, è una teoria di campo delle interazioni forti, quindi si pone l'obiettivo di spiegare le interazioni di tipo, l'interazione di tipo forte, che è la più intensa che esiste in natura, seguita poi da quella elettromagnetica, da quella debole e infine da quella gravitazionale. Per questa prima lezione farò innanzitutto un confronto con l'elettrodinamica quantistica, QED, che descrive appunto le interazioni elettromagnetiche. Il motivo è che queste teorie sono molto simili tra loro, ma hanno delle importanti differenze. Poi vi spiegherò per quale motivo è importante conoscere questa QCD, Quantum Chromodynamics, e perché è così affascinante. Allora, innanzitutto l'analogia è con la QED. La QED è una teoria che descrive appunto le interazioni elettromagnetiche e è una teoria di gauge abeliana invariante rispetto a trasformazioni di tipo U1, che sono trasformazioni ad un parametro. Il parametro è un parametro reale ed è dipendente dallo spazio, vale a dire che questo parametro può dipendere dalla posizione. L'invarianza rispetto a questo tipo di trasformazioni porta a una lagrangiana di campo che ha questo aspetto, che abbiamo già visto in altri video. Allora, quindi scorriamo prima il membro, diciamo così, il membro sinistra di questa lavagna e poi vediamo l'analogia col membro di destra, che è la QCD. Allora, il primo termine è il termine puramente elettromagnetico, Fμ è il tensore elettromagnetico, che è definito come la derivata antisimmetrizzata del quadripotenziale, quindi dμ a nu meno dμ a mu. Siccome questa teoria ha una struttura di tipo U1, i campi sono puramente vettori, non risultano moltiplicati per altri oggetti, come risulterà invece per la QCD, e questi altri oggetti potrebbero risultare che non commutino l'uno con l'altro, e quindi semplicemente nella QED troviamo la derivata antisimmetrizzata. E questo non causa nessun problema. Invece il termine fermionico contiene la derivata covariante, che è introdotta per rendere la lagrangiana invariante rispetto a trasformazioni U1 locali, quindi dipendenti dalla posizione. E la derivata covariante è definita così, come la derivata il quadriradiante più IE carica elettrica per il quadripotenziale a mu. Quando noi trasferiamo, quindi sostituiamo questa nella lagrangiana, troviamo che è invariante rispetto a trasformazioni di questo genere. La conseguenza di questa forma della lagrangiana è che le interazioni elettromagnetiche hanno un solo tipo di vertice di interazione, appunto, vale a dire di due fermioni, che quindi ho rappresentato come una linea entrante e una uscente, e un fotone, che è la linea ondulata. Questo rende la teoria dell'elettrodinamica quantistica piuttosto semplice come dire, da implementare in termini di diagrammi di Feynman, e quindi anche le ampiezze dei processi saranno relativamente semplici da scrivere. Per contro abbiamo la QCD, cromodinamica quantistica, che invece è invariante rispetto a trasformazioni del gruppo SU3. Il gruppo SU3 è quello delle matrici unitarie ermitiane a traccia nulla. E sono matrici quindi 3x3, perché 3 rappresenta proprio la dimensione della matrice,
Essendo matrici, sappiamo che in generale le matrici non commutano tra loro. Quindi, se imponiamo questa simmetria, che come vedremo nasce da origini, come dire, a origini ben fondate, questo comporta che la lagrangiana stessa avrà una struttura più complicata. Apparentemente sembra simile, vale a dire c'è una solita parte libera per i gluoni questa volta, anziché i fotoni, però la scriviamo alla stessa maniera, quindi per così dire. Il tensore elettromagnetico per i gluoni lo indichiamo sempre con F mu nu. L'indice A in alto rappresenta un indice di colore, vale a dire che abbiamo un nuovo grado di libertà, per così dire. Nella QED c'era solo la carica elettrica, che può comparire con i segni più e meno, invece nella QCD abbiamo la carica di colore, che è un nuovo tipo di numero quantico, e una nuova carica, diciamo. E può assumere tre valori che solitamente, vabbè, insomma, a cui sono stati dati appunto tre nomi di colori, ma non hanno significato, non hanno alcun analogo con i colori a cui siamo abituati. Siccome la lagrangiana è uno scalare, qui c'è l'indice in alto e l'indice al basso si contraggono, di modo che questo si contrae e diventa uno scalare. La parte fermionica ha al solito i due spinori, psi barra psi, come nell'equazione di Dirac. Abbiamo la solita matrice gamma mu, matrici di Dirac, e la derivata covariante, però abbiamo una somma sull'indice I, che è appunto l'indice di colore. I va da 1 a 3, perché per quanto ne sappiamo i colori sono 3, e questo appunto è la ragione del 3 nella simmetria, nel gruppo di simmetria. Le differenze si vedono subito. Il tensore elettromagnetico, facciamo finta, diciamo, dei gluoni, che dovrebbe avere un indice A in alto, un apice A, ma mi sono dimenticato, oltre alla solita derivata antisimmetrizzata, de mu a nu meno de nu a mu, ha anche questo termine che segue dal commutatore degli, diciamo così, vettori di base, dei generatori, ecco, dei generatori del gruppo SU3. Questi FABC sono le costanti di struttura che sono definite proprio come il commutatore dei due generatori del gruppo TA e TB. Queste costanti di struttura hanno determinate proprietà che poi più avanti vedremo, e poi questo risulta moltiplicato per A mu A nu con i due indici BC che si contraggono, e infine tutto quanto è moltiplicato per un generatore del gruppo TA che contrae l'ultimo indice rimanente, di modo che anche quest'ultima, sì, niente, di modo che questo assume l'indice A, che poi viene contratto qui perché si fa la traccia, appunto. E la derivata covariante è definita in maniera analoga. La differenza rispetto all'elettrodinamica è che qui, anziché la carica E, carica elettrica, abbiamo questa costante G, che è la costante associata alle interazioni forti, che è diversa rispetto a quella elettromagnetica, ovviamente. Il fatto che qui ci sia una struttura di gruppo SU3, dove le matrici quindi non commutano, rende la struttura generale della lagrangiana più complessa, e anche i tipi di vertice che seguono da questo tipo di interazioni sono di più. Ritroviamo il solito vertice a due fermioni e una linea esterna, che qua dovrebbe essere un gluone, quindi mi sono sbagliato. Questa dovrebbe essere una linea ondulata, facciamo una specie di scarabocchio del genere, che si indica per indicare appunto i gluoni, e poi abbiamo vertici a 3 e 4 gluoni che seguono da questa definizione del tensore elettromagnetico, facciamo finta. Qui appunto abbiamo due campi a mu a nu che poi si contrarrebbero con un terzo campo che viene dall'altro contributo, e poi quattro campi che vengono da a mu a nu, e gli altri a mu a nu che vengono dall'altro tensore, quindi abbiamo pure vertici gluonici. Cioè, il motivo per cui abbiamo interazioni tra gluoni è che, mentre nella QED i fotoni non portano carica e quindi non possono interagire, due fotoni tra loro non possono interagire, nel caso della QCD i gluoni portano carica di colore, quindi c'è un numero quantico di colore associato ai gluoni, e quindi esistono vertici puramente agluonici. Un'altra differenza, che sì, appunto l'ho già accennata, ma
varrebbe la pena di approfondirla, è la presenza di una diversa costante di accoppiamento per questo tipo di interazioni. Nel caso elettromagnetico abbiamo la carica elettrica che si traduce poi in termini adimensionali, una volta diciamo normalizzato tutte le quantità, nella costante di struttura fine alfa, che è caratteristica delle interazioni elettromagnetiche ed è 1 su 137. Il fatto che questa alfa sia molto minore di 1 permette una trattazione perturbativa della QED più o meno a tutti gli ordini di energia. Infatti, questa alfa dipende poco dall'energia con cui si sonda la teoria. Invece, nella QCD abbiamo questo G, che a prescindere, non è, a priori non è determinato, ma vedremo poi che vale circa 1 per basse energie, per esempio energie tipiche della fisica nucleare, e poi tende asintoticamente a 0, comunque diventa molto piccolo, per energie molto grandi. Questo fa sì che la teoria perturbativa, nel caso della QCD, sia valida solo nel limite di alte energie.